Il 1 novembre 1988, Erin, Tiff, Mac e KJ iniziano la loro corsa mattutina per consegnare i giornali nel quartiere di Stony Stream. Dopo che Erin viene aggredita da un gruppo di bulli, entrano in una casa in costruzione per recuperare uno dei walkie-talkie di Tiff, ma incontrano due uomini incappucciati. Mentre tornano a casa di Mac, vedono il cielo diventare improvvisamente rosa. Quando le luci iniziano a lampeggiare fuori dalle finestre, le ragazze iniziano a farsi prendere dal panico e Mac spara accidentalmente ad Erin con una pistola. Mentre portano Erin in ospedale, vengono catturate dagli uomini incappucciati e portate nella foresta. Gli uomini vengono uccisi in un'imboscata da assalitori noti come Vecchio Orologio, ma uno di loro dà a Tiff un dispositivo prima che le ragazze scappino ed Erin venga miracolosamente guarita da insetti robotici. Dopo che KJ ha inavvertitamente ucciso un membro del Vecchio Orologio con la sua mazza da hockey, le ragazze tornano di corsa a casa di Erin e lì incontrano la Erin adulta del 2019. Quando Erin scopre che sua madre è morta da tempo, si avvicina alla sua sé futura per scoprire cosa è successo negli ultimi 3 decenni. L'adulta Erin permette alle ragazze di rimanere a casa sua. Mac attraversa la città in bicicletta e scopre che la sua scuola è stata sostituita da un centro commerciale e la sua casa è stata demolita. Il giorno successivo, dopo un'accesa discussione tra Erin e la sua sé adulta, le ragazze si dirigono a Cleveland per incontrare la Tiff del futuro, quando si rendono conto di aver dimenticato il dispositivo. Nel frattempo, l'adulta Erin avvia il dispositivo, che attiva un avviso nei suoi occhi, prima che esca a cercare le ragazze. In un centro commerciale, le ragazze rievocano i loro ricordi fino a quando Mac non rivela che suo fratello Dylan è un dottore ora e se ne va per incontrarlo. Dopo aver recuperato la mazza di KJ, la priora entra nella casa della ragazza e uccide i suoi genitori. Nel 1988, i membri della CDT Underground, Larry Radakovsky e Juniper Plimpton, sono costretti ad interrompere la loro missione quando il Vecchio Orologio si avvicina alla loro posizione e registrano le loro informazioni sul nastro, nel caso in cui i loro ricordi vengano cancellati. Nel 2019, Larry non riesce a far recuperare i ricordi a Juniper, ma scopre che il dispositivo è stato attivato. Nel frattempo, Mac incontra Dylan e scopre che avrebbe dovuto morire di cancro 27 anni prima. Dopo aver trovato le altre ragazze, l'adulta Erin va in ospedale per cercare Mac, ma viene catturata da Larry e le ragazze lo inseguono finché non le attira nel suo nascondiglio e le cattura. La mattina dopo, Larry si rende conto che le ragazze hanno ricevuto il dispositivo dai suoi compagni e le informa sulla guerra tra i CDT e il Vecchio Orologio. Dopo aver dedotto che le ragazze ora sono ricercate per aver viaggiato al di fuori del loro tempo, mostra loro un robot gigante stipato in un silo. Larry informa la Erin adulta che è lei che dovrà pilotare il robot fino all'anno 1999, poiché il dispositivo l'ha accoppiata ad esso. Ciò porta a una discussione con Tiff che propone di usare il robot per riportarle al 1988, in modo che possano tornare a casa e salvare Eck e Naldo dall'essere uccisi. Erin scopre dalla sua sé adulta che lei e sua sorella minore Missy non vanno molto d'accordo dalla morte della madre. Nel frattempo, Dylan discute con Mac di tenerla nella sua famiglia, ma la sua interazione con le figlie di Dylan fa sì che Mac si risenta del fratello più maturo. Missy fa visita all'adulta Erin alla fattoria di Larry, quando KJ scappa a cercare Mac. Erin assiste all'incontro tra la sua sé adulta e Missy, che litigano. KJ incontra Mac e la riporta alla fattoria prima che la priora le insegua. Le ragazze si sono riunite appena in tempo perché loro, Erin adulta e Larry, portino il robot in una piega temporale. Il robot esce dalla piega del tempo, ma un robot del Vecchio Orologio si presenta e uccide Larry prima che l'adulta Erin lo impegni in una lotta tra robot e si sacrifichi per salvare le ragazze. Mentre i soldati del Vecchio Orologio, guidati dal Grande Padre e dalla priora, circondano il relitto,
Tiff si precipita a recuperare lo zaino di Larry, che contiene il registro delle coordinate delle pieghe temporali. Il vecchio orologio attiva il dispositivo di abluzione per cancellare la memoria di tutti i presenti in città, ma proprio come prima, le ragazze non vengono colpite. Proprio mentre discutono sulla loro missione per salvare Eckennaldo, si rendono conto che sono arrivate al 3 luglio 1999 ed Erin inizia ad avere la sua prima mestruazione. Le ragazze si dirigono a casa di KJ, dove la sua famiglia sta organizzando un party. Mentre Tiff studia il diario di Larry, Erin e Mac iniziano a rubare contanti e provviste in casa e KJ incontra Lauren, la compagna di classe della sé adulta. KJ scopre anche di essere lesbica prima che le ragazze se ne vadano. Scioccata dalla sua stessa rivelazione, KJ prende a pugni Mac in faccia durante una discussione. Tiff fa una telefonata alla sua sé più adulta. Le ragazze arrivano a un rave party privato, dove Tiff si incontra con la sua sé adulta e le spiega la situazione, e Tiff adulta le fa dormire nel suo appartamento. Il giorno successivo, KJ va al cinema per assistere a una maratona di Stanley Kubrick e vede se stessa adulta e Lauren alcune file di fronte a lei. Entrambe le Tiff fanno visita a Larry del 1999 per ottenere il codice per decifrare il diario. Di ritorno all'appartamento, l'adulta Tiff confessa a se stessa giovane di aver abbandonato il MIT ed è diventata una DJ mentre lavorava a una startup educativa online. Mac rivela a KJ tutto ciò che Dylan le ha detto nel 2019. Entrambe le Tiff decodificano il prossimo buco temporale, che sarà nel 2006, con grande sgomento di Erin. Di ritorno alla fattoria, Larry vede il cielo diventare rosa e vede la bicicletta e i giornali di Erin del 1988 cadere davanti a lui. L'adulta Tiff rivela alla sua sé più giovane di essere stata adottata ed essere stata espulsa dal MIT. Mac va con KJ al cimitero per visitare la sua tomba, ma incontrano la sua matrigna Alice prima di scappare. Larry porta Erin alla fattoria per mostrarle l'anomalia del cielo, che è identificata come uno strappo temporale di classe 2. Le due Tiff e le altre ragazze si dirigono alla fattoria e Juniper avverte tutti che il vecchio orologio sta per arrivare. Juniper usa il walkie-talkie di Tiff per contattare Eckennaldo, ma un segnale di ritorno rivela che era la voce che le ragazze avevano sentito nel 1988 prima dell'incidente e sono nel mezzo di un loop temporale. Mac e KJ incontrano la priora e il grande padre, che offrono loro un ritorno alla loro linea temporale, e il grande padre le informa su ciò che il vecchio orologio sta impedendo di fare all'universo ai CDT. Tiff consegna a se stessa il diario prima che quest'ultima e Juniper vengano portate via con un raggio di abluzione. Mac e KJ rifiutano l'offerta del grande padre sulla base del fatto che ognuno ha libertà di scelta. Larry minaccia il grande padre e la priora con un fucile, ma viene ucciso dall'opterodattilo del grande padre, Tessa, mentre le ragazze corrono nel seminterrato. Mac rivela la sua malattia a Erin e Tiff, prima che le ragazze si riorganizzino e si arrendano al vecchio orologio. A bordo della loro nave, la priora tradisce il vecchio orologio e dà alle ragazze la possibilità di scappare, prima che una delle guardie le spari. Erin e Tiff si precipitano a curare la priora con un barattolo di insetti robotici, ma restano fuori dalla capsula del tempo. La priora manda Erin e Tiff in un'altra capsula prima che il grande padre la uccida. Erin e Tiff tornano a Stony Stream, solo per rendersi conto che sono gli anni 70.